Ciao a tutti, benvenuti al secondo incontro del ciclo di lettura del Capitale, curato da Riccardo Bello Fiore dell'Università di Bergamo. E per chi non fosse stato presente al primo incontro, c'è il video che è sul blog di Noi Restiamo e se vi serve il materiale necessario per seguire le lezioni, basta chiederci e possiamo fornirvelo. Le prossime date saranno il 24 ottobre, il 17 novembre, il 5 dicembre, il 12 gennaio, il 30 gennaio, il 23 febbraio, il 23 marzo e poi ad aprile, il 27 o il 28 e un'altra inizio giugno. E comunque per rimanere aggiornati potete lasciare la mail, passerà un foglio e se no consultare la pagina Facebook o il blog di Noi Restiamo. E appunto questo incontro organizzato da Noi Restiamo Torino, che come collettivo è nato in primavera e di cui faccio parte anch'io, di cui fanno parte studenti, studentesse, lavoratori e lavoratrici, che si inserisce in una campagna nazionale che ha come obiettivo, che ha tra i vari obiettivi, quello di costruire un paradigma culturale alternativo a quello dominante e che appunto decliniamo ad esempio attraverso questo ciclo di incontri, ma anche con un altro genere di cose. Abbiamo fatto due incontri, uno sulla situazione in Ucraina e uno sul governo Renzi. Stiamo curando un ciclo di interviste a economisti sulla crisi e le sue cause. E a breve vogliamo far partire una campagna sulla guerra e in generale abbiamo come obiettivo quello di essere presenti nei movimenti conflittuali che caratterizzano questo periodo storico. E appunto per rimanere aggiornati su quello che facciamo vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook e consultare il blog che è noirestiamo.blog e la mail è noirestiamo@gmail.com. Sì, la prima volta avete capito forse un po' come intendo strutturare la lettura, perlomeno del primo capitolo. Sarà una lettura lenta e molto ravvicinata. In qualche modo io mi colloco in questo sforzo a metà tra la filologia e l'interpretazione. Cioè uso la filologia nel senso di cercare di capire cosa scritto Marx. Qui però possono emergere, e secondo me emergono nel primo capitolo, una serie di tensioni tra diverse argomentazioni. Questo apre spazio ovviamente allo sforzo interpretativo, cercare di vedere da quello che effettivamente ha scritto Marx che cosa possiamo derivare su quello che pensava Marx, almeno secondo una o più linee interpretative. C'è una terza dimensione che io per adesso non tratto, che chiamo ricostruzione. Per ricostruzione intendo il fatto che magari è possibile che ciò che Marx intendesse fare non lo abbia raggiunto. E quindi se sia sensato o meno intraprendere una ristrutturazione delle categorie di Marx. Che raggiunga risultati, se si vuole, simili a quelli di Marx o comunque significativi per noi. Questo però avverrà molto dopo. Il mio programma di lavoro di qui alle prossime volte è questo. Nelle intenzioni, ma dubito che ci riuscirò, oggi chiudere il primo paragrafo, fare il secondo paragrafo. Ed essere alla fine del terzo paragrafo del primo capitolo, se non alla fine, insomma un po' avanti. Il secondo paragrafo è sul duplice carattere del lavoro esposto nelle merci, il terzo paragrafo è sulla forma di valore. Dopo aver qua fatto questo, nelle mie intenzioni, la lezione prossima, 21, salvo dover chiudere la parte sulla forma di valore, se non l'avessi chiusa questa volta. Tratterà del tema dell'ultimo paragrafo del primo capitolo che io intitolerei Il carattere di feticcio della merce. Viene spesso ritenuto o tradotto come il carattere feticistico della merce. Vedremo poi se e in che senso questa distinzione che io implicitamente adesso vi sto proponendo
debba essere portata avanti. Fatto questo, nel mezzo vorrei metterci anche delle citazioni da altre opere di Marx che sono significative rispetto ai primi tre paragrafi del primo libro, ma non so se lo farò, quindi il tempo è limitato. Fatto questo, io vorrei la lezione successiva, quindi due lezioni da questa, fare il secondo e il terzo capitolo. Il secondo mi pare si chiama Il processo di scambio, il terzo capitolo è relativo alla forma denaro. Dopodiché vorrei fare la lezione successiva il quarto e il quinto capitolo. Questo perché ve lo dico? Uno, perché così cominciate a leggere, due, perché vi rendete conto che la velocità aumenterà. Non adotterò lo stesso taglio così molto ravvicinato di queste lezioni sul primo capitolo. Il perché io faccia così, cioè perché dedichi questa attenzione così ravvicinata, spero che sarà chiaro alla fine. E la fine di questa parte del corso quale sarà? Sarà la lezione successiva, quindi la terza, mi pare, dopo questa, nella quale io non leggerò Marx, mi sposterò su un terreno tra l'interpretazione e l'apertura al tema della ricostruzione, cioè cercherò dal discorso che Marx fa tra il primo e il quinto capitolo, che secondo me non va diviso, cioè se uno si ferma rischia di credere di aver capito qualcosa e invece ha capito ben poco, e cercherò di dire come secondo me si collocano una serie di nodi problematici e quali siano le difficoltà. Quindi quella lezione lì sarà una lezione in cui voi non avrete nulla da leggere e potrete dunque proseguire rapidamente nella lettura delle parti successive di Marx, perché la velocità aumenterà esponenzialmente. Noi, mi dice Vincenzo Maccarrone, eravamo fermi tra la fine di pagina 48 e l'inizio di pagina 49. Sostanzialmente Marx cosa aveva fatto? Aveva iniziato, come sapete, dall'individuare nella merce il valore d'uso e il valore di scambio. Il valore di scambio era però semplicemente il rapporto quantitativo tra due merci. Marx si poneva si è posto il problema: se queste merci si scambiano secondo un certo rapporto quantitativo, deve esserci qualcosa di comune dietro questo scambio. E qui alla fine di pagina 48 dice: il qualcosa di comune che si espone nel rapporto di scambio, ovvero nel valore di scambio, è il valore. E il valore era questo, Marx lo chiama cristallo, coagulazione. Abbiamo visto che in realtà usa spesso il termine gelatina, sul termine gelatina vi rimando la lezione scorsa. È questo il valore, questa entità in qualche misura fantasmatica. Quindi Marx è andato sostanzialmente dal valore di scambio al valore al lavoro. Ci preannuncia che il progredire dell'indagine, e vedremo che questo riguarda esattamente lo stesso primo capitolo, ci riporterà al valore di scambio, in un'altra accezione vedremo, che è nient'altro che un modo di espressione necessario, una forma fenomenica necessaria del valore. Però Marx dice e insiste: io prima di parlarvi della forma fenomenica devo dirvi del valore indipendentemente dalla forma. Questo è un tema contestato tra i marxisti. Alcuni ritengono che Marx abbia fatto male, altri ritengono che abbia fatto bene a operare questa scelta. Il problema che adesso si pone è un problema, per così dire, meno qualitativo e più quantitativo. Un valore d'uso, un bene, dice Marx, ha valore solo perché è lavoro astrattamente umano, oggettualizzato, materializzato. Ma questa entità va misurata e Marx la chiama grandezza di valore. Come la si misura? Marx dice attraverso il quantum contenuto della sostanza che costituisce il valore, cioè il quantum del lavoro. Quando Fineschi specifica i quantum o quanta, è perché
Marx qui segue Hegel, quando dice quantità e qualità ne parla in astratto, quando parla di un ammontare preciso dice quantum. Il lavoro è la sostanza del valore, la sostanza che costituisce il valore. Quindi qui c'è un processo di costituzione, ci dovremo tornare. Come si misura il lavoro? Si misura mediante la sua durata temporale, il tempo di lavoro, quindi ore, giorni e così via. Qui c'è un implicito rimando di Marx all'economia politica classica prima di lui e in particolare a Ricardo che aveva ricondotto il valore al tempo di lavoro, lavoro diretto e indiretto. A questo punto Marx si pone un problema, dice, beh, ma allora questo vuol dire che se un lavoratore rallenta i suoi ritmi di lavoro il valore aumenterà? No, questa è una parvenza, questa è una illusione. Marx fa riferimento utilizza questa espressione. Potrebbe parere che quanto più pigro o non qualificato fosse un uomo, tanto più valore avrebbe la sua merce, perché di tanto più tempo egli avrebbe bisogno per finirla. Io vi faccio notare che in tedesco uomo si può dire in due modi, uno è man, credo, e indica il maschio, l'altro è mensch e indica più in generale l'essere umano. Quindi qui non c'è una qualificazione maschile. Il lavoro che costituisce la sostanza dei valori è dispendio di forza lavoro umano, ho detto è una forza, è un processo di costituzione. Marx immediatamente ci riporta dalla dimensione individuale, dove sembravamo essere rinchiusi, a una dimensione che oggi definiremmo macroeconomica, sistemica. Marx dice la forza lavoro complessiva della società, che si espone nei valori del mondo delle merci, vale qui come una e la stessa forza lavoro umana. Tutte le forze lavoro individuali valgono come una sola forza lavoro. Non torno sul significato del termine vale, conta, Marx non usa il termine è, e faccio rilevare che qui Marx fa riferimento esplicito al mondo delle merci. Anche quando lui sembra parlare di una merce sola, parla di una merce in relazione alle altre merci nei rapporti di scambio. Quindi, in un certo senso, il discorso di Marx è senz'altro un discorso basato su un principio di relatività, le merci in relazione tra di loro, potremmo dire orizzontale, ma anche un discorso di relatività verticale, le merci in relazione al lavoro che le ha costituite. Queste forze lavoro individuali devono possedere il carattere, dice Marx, di una forza lavoro sociale media, e devono operare come tale, non secondo la spesa di lavoro dell'individuo più o meno casuale, devono operare secondo quello che Marx chiama il tempo di lavoro socialmente necessario. Il valore di una merce è legato a questa media, che in qualche modo non è mai il lavoro del fisico del singolo individuo. Cosa significa tempo di lavoro socialmente necessario? In particolare, a cosa si riferisce il termine socialmente? Marx dice deve essere il lavoro speso per produrre una data merce in condizioni di produzione socialmente normali, quindi è un riferimento alla tecnica di produzione, a una tecnica in qualche modo media, secondo una intensità del lavoro. Certo, si può lavorare più o meno intensamente, secondo un certo grado di intensità medio e secondo una certa media qualifica. Quindi potremmo dire, qui socialmente necessario sembra riferirsi a una configurazione tecnica dei mezzi di produzione, della struttura, delle qualifiche e così via. Sicuramente questa è parte significativa della definizione di socialmente necessario di Marx.
ed è quella che è stata assunta come scontata dalla gran parte degli interpreti. Se però abbiamo pazienza di andare avanti non più di un paio di pagine, vedremo che comparirà un secondo senso di socialmente necessario. Quindi a questo punto Mas cosa ci sta dicendo? Se io prendo una merce singola, questa merce singola, così come i lavoratori individuali sono parte della forza lavoro complessiva, così la merce singola è un esemplare medio del suo genere. Io produco abiti di un certo tipo, prenderò come riferimento l'esemplare medio e guarderò quanto tempo di lavoro socialmente necessario ci vuole per produrre quell'abito. Anche qui, sempre nello stesso spirito di aprire ad approfondimenti successivi, vi faccio notare che una delle caratteristiche corrette, secondo me, della definizione di Fines, della traduzione di Fineschi è l'attenzione alla traduzione del termine, credo che in tedesco sia Einzelnes, singolare. Perché questo termine, che è una tradizione filosofica, nel caso di Marx riprende una triade hegeliana che è singolare, particolare, universale. Io non entro nell'approfondimento di questa cosa adesso, non ci entrerò neanche quando parlerò della forma di valore, cioè spero tra poco. Ma vedrete che questa triade singolare, particolare, universale giocherà un ruolo pesante, la cui interpretazione io rimando a questa lezione che farò alla fine, successivamente al capitolo quinto. Per adesso non posso fare altro che invitarvi ancora una volta, se potete, a procurarvi in prestito il volume di Fineschi. Andare al secondo tomo, perché nel secondo tomo c'è il glossario e questo glossario è di grande utilità. Io ho qualche scarto qui e là, ma per lo più mi sembra non solo corretto, ma un'operazione preziosa. Dopodiché, Marx, proseguendo, dice: questo valore, che abbiamo così definito, il valore di una merce, è in una relazione, abbiamo detto, con le altre merci. Si rapporta al valore di ogni altra merce. Quindi il valore della merce 1 si rapporta al valore della merce 2, allo stesso modo in cui il tempo di lavoro socialmente necessario alla produzione della merce 1 si rapporta al tempo di lavoro socialmente necessario alla produzione della merce 2. Notate, Marx sta parlando di un rapporto di proporzionalità. C'è un coefficiente di proporzionalità, non ha detto è uguale. Non ha detto V1 fratto V2 è uguale ad L1 fratto L2. E su questo dovremo tornare anche qui interpretativamente. Vi dico solo che fino a quando studiavo io, quello che avveniva era che sostanzialmente il valore veniva identificato con la quantità di lavoro, no? Si diceva appunto V1 fratto V2 è uguale a L1 fratto L2, il valore è la quantità di lavoro. Non è quello che scrive Marx. Da questo punto di vista, anche io sono meno purista di Fineschi. Fineschi mostra nei suoi testi interpretativi una grande antipatia, giustificata, per l'espressione teoria del valore lavoro. Questa espressione in sé non l'ha mai utilizzata Marx, la utilizza Benbauer, che è questo economista austriaco critico di Marx alla fine dell'Ottocento, rispettoso ma molto critico di Marx, male interpretando questa teoria del valore lavoro, sembra supporre appunto che il valore è uguale a lavoro. Questo non si trova in Marx. Io però, ripeto, sono meno purista perché credo che in Marx ci sia sicuramente una riconduzione del valore al tempo di lavoro che va interpretato, e questo non mi pare, come dire, un grosso problema, un problema eccessivo. Allora, a questo punto Marx fa un passo avanti e individua il rapporto tra la grandezza di valore di una merce e quella che lui chiama forza produttiva del lavoro. Qui c'è un altro problema di traduzione, non in Fineschi ma nelle traduzioni correnti, forse più estere che italiane.
forza produttiva del lavoro traduce productive craft. Esiste in tedesco il termine Produktivität, e Marx a volte usa Produktivität. C'è una differenza, non è detto che sempre ci sia una differenza quando Marx la usa, ma io credo che sia utilizzato i termini differenti, sia bene utilizzare i termini differentemente, e anche questo si chiarirà in seguito. Qui faccio un'anticipazione però. Noi possiamo immaginare che alla fine di una giornata un lavoratore con dei certi mezzi di produzione produca, secondo una intensità media, diciamo in 8 ore di lavoro, una certa quantità di valori d'uso. Possiamo immaginare che questa quantità raddoppi perché sono migliorate le tecniche. Questo per Marx sarebbe un aumento della forza produttiva del lavoro. Il numero di valori d'uso nell'unità di tempo che vengono prodotti. Però certo, la giornata potrebbe essere allungata da 8 a 10 ore, e allora la produttività di valori d'uso nell'arco della giornata può aumentare anche se la forza produttiva del lavoro non è aumentata. Oppure potrebbero rimanere 8 ore, ma i lavoratori li si potrebbe far lavorare con una intensità maggiore, magari doppia, e quindi di nuovo potrebbe esserci un aumento di produttività che nella mia mente non si identifica con l'aumento della forza produttiva del lavoro. La forza produttiva del lavoro è determinata, dice Marx, da molte circostanze, per lo più tecniche ma anche scientifiche, dal grado di medio di qualifica, dallo sviluppo della scienza, dalla sua applicabilità tecnologica, quindi Marx distingue scienza e applicabilità tecnologica, da quanti mezzi di produzione ci sono, da come operano e dai rapporti naturali. Per esempio può esserci una catastrofe naturale, un peggioramento del clima, e questo potrà incidere. Qual è la relazione tra grandezza di valore e forza produttiva? Marx dice: quando aumenta la forza produttiva del lavoro, vuol dire che, diciamo, in un'ora si producono più unità del valore d'uso. Quindi se io la guardo dal punto di vista del singolo valore d'uso, del singolo abito, per produrre quel singolo abito ci vuole meno tempo, meno minuti. Per esempio, Marx fa il caso facile, diciamo così, raddoppia la forza produttiva in un'ora. Questo significa che si dimezza il tempo di lavoro socialmente necessario nel singolo valore d'uso. Quindi si dimezza il valore unitario, la grandezza di valore unitario. Quindi aumenta la forza produttiva, inversamente si muove la grandezza di valore. Vi leggo il testo di Marx: la grandezza di valore di una merce, questa merce singola, varia dunque direttamente al quantum di lavoro che si rende effettuale in essa. Tanto più aumenta il tempo di lavoro che è necessario per produrre quella merce, tanto più aumenterà la grandezza di valore. Ma si muove inversamente rispetto alla forza produttiva. Voi vi ricordate che nella lezione scorsa noi abbiamo distinto ricchezza rectum da valore vert. Questa distinzione fa muovere in modo opposto le due grandezze, perché quando aumenta la forza produttiva, Marx lo dirà dopo, credo, aumenta la ricchezza materiale, ma il tempo di lavoro invece speso in totale può rimanere lo stesso. Addirittura noi potremmo avere un certo ammontare di valori d'uso che per l'aumento della forza produttiva costa meno tempo di lavoro, ha una minore grandezza di valore. Quindi ricchezza e valore, contenuto materiale e forma sociale si muovono in direzioni opposte. A questo punto siamo alla fine del primo paragrafo, che è abbastanza, come dire, interessante per più di un motivo. Marx sintetizza e dice: una cosa può essere valore d'uso
senza essere valore. Per quale ragione? Ma perché, per esempio, io posso avere delle cose che sono utili, ma che non sono costate lavoro. In questo caso c'è un'utilità, ma non c'è valore nel senso di Marx. Per altre teorie è possibile che ci sia valore, ci sono teorie del valore utilità, no? Ma in questo caso Marx, sulla base della sua teoria, dice valore e valore d'uso non vanno sempre insieme. Ci può essere un valore d'uso che non è valore. L'esempio che fa è degli elementi naturali disponibili gratuitamente. Dopodiché fa una seconda conclusione. Può esserci una cosa che è utile, può essere prodotto del lavoro umano, però non è merce, è un prodotto, ma non è venduta sul mercato. Se non è merce, non c'è valore. L'esempio che fa Marx rimanda sostanzialmente al fenomeno, che certo oggi è minimo, ma in altre forme sociali non lo era, dell'autoconsumo. E però c'è un altro esempio vistoso di lavori utili in questa società che non divengono merce. Qual è? E guardo intensamente Vincenzo Maccarrone, perché ci sta facendo una tesi. Il lavoro domestico, il lavoro delle donne, non è, almeno non è sempre, sul mercato nella forma di merce, e quindi è proprio il caso di qualche cosa di utile in cui c'è lavoro umano, ma che non si solidifica in una merce. Terza conclusione di Marx: se io produco una merce, devo produrre un valore d'uso, perché se non c'è il valore d'uso, non c'è neanche il valore di scambio e il valore. Che, quando Marx utilizza valore d'uso e utilità, sappiamo che non sta dando un giudizio, scusate la ripetizione, di valore, non sta dando un giudizio etico. L'utilità potrebbe anche essere orrenda, un F-135 da questo punto di vista è utile, parimenti al lavoro domestico. Però c'è una specificazione: non deve essere valore d'uso per chi la produce, deve essere valore d'uso per altri. Ora, voi vedrete che nel primo libro del Capitale, Marx lo ha già anticipato, Marx per lo più fa astrazione del valore d'uso, ma questo non è vero sempre. Questo è uno dei casi in cui il valore d'uso è essenziale. Se non c'è valore d'uso per altri, non c'è merce. Qui c'è una nota di Engels. Io non sono sempre simpatetico rispetto agli interventi di Engels, ma qui Engels ha assolutamente ragione. Engels dice: non solo per gli altri in genere, perché valore d'uso sociale significa non per chi la produce, ma per gli altri o le altre. Engels commenta: il contadino medievale produceva il grano dovuto per il signore feudale, il grano della decima per il prete, questo era un valore d'uso per altri, ma il fatto che fossero prodotti per altri non rese merce né il grano dovuto né il grano della decima. Per diventare merce il prodotto deve essere trasferito all'altro attraverso lo scambio, Austausch in tedesco. Io qui vi dico una mia impressione: quando Marx utilizza il termine scambio, Austausch, non fa riferimento a un generico scambio di cui una parte sia il baratto, poi ci sia un baratto mediato da una qualche merce e poi ci sia lo scambio proprio di merci generale. Secondo me, quando Marx parla di scambio, ha in mente lo scambio generalizzato, e lo scambio generalizzato sia solo nel capitalismo. Certamente Marx a volte parla di baratto, in quel caso lì lo dice esplicitamente. Marx chiude l'ultima conclusione, che ci riporta alla questione del lavoro socialmente necessario. Marx dice: nessuna cosa può essere valore senza essere oggetto d'uso. Se essa è senza utilità, anche il lavoro in essa contenuto è senza utilità,
non conta come lavoro e perciò non costituisce alcun valore. Questo significa che se io produco nelle mie intenzioni delle merci e poi non riesco a venderle perché non hanno valore d'uso per altri, era una mia fantasia quella di produrre le merci. Quel lavoro non è stato socialmente necessario. Potrebbe valere solo per una parte della produzione di merci. Questo cosa ci dice? Ci dice che nella determinazione di socialmente necessario non c'è solo la tecnica, c'è anche il soddisfare il bisogno sociale. Questo tema, che è un po' presente tra il primo e il terzo capitolo del primo libro del Capitale, scompare dopo, eh? E ricompare solo nel terzo libro del Capitale, un po' negli schemi di produzione, ma soprattutto nel terzo libro del Capitale, in particolare nel capitolo decimo del terzo libro del Capitale. Ma quando Marx parla di lavoro socialmente necessario, parla di un socialmente che ha a che vedere con una tecnica media, diciamo, e che ha a che vedere con la soddisfazione di un certo bisogno sociale. Okay. E con questo abbiamo finito il primo paragrafo. A questo punto Marx si concentra sulla questione del lavoro che sta dietro il valore d'uso e il valore che il valore che a sua volta sta dietro il valore di scambio. Già ci ha detto che l'uno è un lavoro concreto e che l'altro è un lavoro astratto, nel senso che non possiede più le stesse caratteristiche che gli competono come produttore di valore d'uso. A questo punto Marx fa una cosa che fa raramente. Marx è, come dire, per la sua epoca è molto attento al dibattito scientifico e lo rivela nelle note, lo fa con riferimento agli economisti politici, lo fa anche prendendo sul serio persino i cosiddetti economisti volgari. Questa definizione l'avevo chiarita nella prima lezione. I suoi debiti dunque in qualche modo li rivela, così dice anche quando ritiene di avere introdotto nel dibattito qualche cosa di nuovo. E lui è convinto, lo aveva scritto anche in una lettera ad Engels del 24 agosto del 1867, quindi quando stava appunto per pubblicare il primo libro del Capitale, Marx è convinto che questa idea della duplice natura del lavoro contenuto nella merce, beh, questa è una cosa che ha introdotto lui nella discussione ed è una distinzione senza la quale non si capisce niente della società capitalistica. Lui si esprime così: questo punto è il punto cruciale attorno al quale ruota la comprensione dell'economia politica. A questo punto, per capire di che si tratta, lui fa un'operazione, prende due merci, dice un abito uguale a 10 braccia di tela, però abbiamo detto che c'è qualche cosa di comune. È buffo l'esempio che fa, perché lui prosegue dicendo: abbia il primo, cioè l'un abito, il doppio del valore del secondo. Quindi in realtà 10 braccia di tela si scambiano con 0,5 abiti. Io mi sono chiesto, ma perché mai non parte, che ne so, da un abito uguale a 20 braccia di tela o 10 braccia di tela uguali a 0,5? Secondo me lui vuole mettere in evidenza l'identità qualitativa che viene prima e dopo la riduzione quantitativa a rapporto di scambio che ne emerge. Lo scambio è tra abito, abbiamo detto, e tela. Sono valori d'uso che soddisfano bisogni particolari, dunque anche il lavoro che li produce è un lavoro particolare. Marx dice un genere determinato di attività produttiva, determinato da che cosa? Dallo scopo, dal modo operativo, dal materiale che utilizza, dall'oggetto, dai mezzi e dai risultati. Non entro nel merito di questi singoli componenti, hanno tutti a che vedere con il contenuto materiale della ricchezza.
Questo Marx lo chiama lavoro utile. Apro una parentesi, una delle tante. Lui qualche volta usa concreto, altre volte usa lavoro utile. Sarebbe interessante cercare di capire la differenza, perché a volte dice lavoro utile e concreto. Ci sono degli interpreti, e non, potrebbero non avere torto, i quali ritengono che Marx parli di lavoro utile quando intende in generale, nella storia, quindi non solo nel modo di produzione capitalistico, non solo in una società di scambio generalizzata, che si produce qualche cosa che abbia un valore d'uso, una utilità. Mentre invece il lavoro concreto sia una categoria che Marx impiega quando parla di scambio generalizzato di capitalismo, perché fa il paio con lavoro astratto. Dice Marx, come abito e tela sono valori d'uso qualitativamente diversi, così sono qualitativamente diversi i lavori che mediano il loro esserci. Sartoria e tessitura. Allora, qui la cosa da mettere in evidenza è: abito e tela sono qualitativamente diversi, quindi sono incommensurabili. Così i lavori che producono abito e tela, sartoria e tessitura, sono incommensurabili, non sono sommabili. Io non posso, da questo punto di vista, dal punto di vista del lavoro utile, sommare un'ora del lavoro di sartoria e un'ora del lavoro di tessitura. Poi c'è questo termine, il loro esserci, che traduce Dasein in tedesco. Letteralmente dovrebbe voler dire essere là, mera presenza di un essere finito. Però Dasein viene anche impiegato come esserci determinato nel senso più astratto e generico. Da questo punto di vista, questo esserci determinato, questo Dasein, va messo in relazione a existence. Gli accenti potrebbero essere sbagliatissimi. L'esistenza. L'esistenza è l'essenza come si presenta nell'immediatezza. Perché può essere rilevante? Perché per Hegel, spesso io nominerò Hegel, essenzialmente è l'Hegel secondo Marx. Non è detto che sia l'Hegel autentico, storico. Questo è un tema che riemergerà dopo il quinto capitolo. Per Hegel, Dasein viene prima di esistenza. L'esistenza è l'essere mediato. Invece, per Marx è l'inverso. L'esistenza viene prima dell'esserci determinato. L'esserci determinato, il Dasein, è mediato da che cosa? Dal lavoro. Quindi queste cose che abbiamo di fronte sono mediate dal lavoro. Ci ritorneremo fra un attimo. Per adesso vediamo il tema che di qui prende Marx. Il tema che di qui prende Marx è quello di dire: io qui ho il lavoro utile che mi produce una cosa, un altro lavoro utile che mi produce un'altra. Queste varie cose sono un insieme complessivo che stanno dentro una divisione sociale del lavoro. Possono stare dentro quella che Marx definisce una divisione sociale del lavoro. Un insieme complessivo che è altrettanto vario della varietà delle merci, è una varietà dei lavori che producono quelle merci. Di nuovo, secondo me, Marx sta facendo l'operazione di dire: guardate, dietro queste cose che vi sto mostrando singolarmente, una dietro l'altra, vi è un processo macro, sistemico, che devo comprendere introducendo la categoria di totalità. Marx dice che la divisione sociale del lavoro è una condizione di esistenza, potremmo dire un presupposto della produzione di merci.
se io non produco tante cose diverse, non posso scambiarle. Quindi se non ho una divisione sociale del lavoro, come la chiama Marx. Però aggiunge subito dopo, la produzione di merci non è condizione di esistenza della divisione sociale del lavoro. Marx fa degli esempi sul passato, ma sono possibili degli esempi anche su società non più capitalistiche. Marx, per esempio, rimanda all'antica comunità indiana. Nell'antica comunità indiana il lavoro è diviso socialmente senza che i prodotti diventino merci. La tesi che la produzione di merci si identifichi con la divisione sociale del lavoro, beh, se vogliamo avere un esempio o almeno un qualcosa che ci si avvicina, beh, questo è Adam Smith. Adam Smith, quando ragiona immaginandosi che nello stadio rozzo e primitivo, così lui lo chiama, esistano degli scambisti proprietari dei mezzi di produzione. Quindi sono dei lavoratori indipendenti, delle famiglie, che scambiano in modo generalizzato. Sicché noi abbiamo divisione sociale del lavoro emerge sostanzialmente fin dall'inizio. Io non so se sia felice l'espressione di Marx divisione sociale del lavoro. Forse si potrebbe parlare in questi casi, prima e dopo il capitalismo, di organizzazione del lavoro, mentre nel capitalismo il lavoro è veramente diviso, perché chi lavora a produrre una merce, chi lavora a produrre un'altra merce, non sa, lo abbiamo già visto, se c'è bisogno sociale della sua merce, quindi non può ritenere che questo faccia parte di una vera organizzazione di un lavoro comune. Marx comunque sulla divisione sociale del lavoro fa un secondo esempio che non è l'antica comunità indiana e che è di grande interesse, ritornerà molto più avanti nel discorso di Marx. Dice: in ogni fabbrica il lavoro è diviso sistematicamente. C'è chi nel produrre un'autovettura produce un pezzo della vettura, autovettura, chi ne produce un altro, per esempio. Questa divisione non è mediata dal fatto che i lavoratori scambino i loro prodotti individuali. In questo caso noi abbiamo una divisione tecnica del lavoro, potremmo dire. In qualche modo nell'antica comunità indiana, per utilizzare una categoria di Marx che tornerà dopo e su cui ci soffermerò un po', il lavoro è socializzato. Prima dello scambio si sa di far parte di un'organizzazione sociale comune del lavoro. Lo stesso è vero nella fabbrica, semplicemente che è un'organizzazione sociale del lavoro all'interno di una produzione che poi va sul mercato, un mercato relativamente anarchico. Il comunismo potrebbe essere caratterizzato di nuovo come una situazione di lavoro socializzato. Non so se ve ne rendete conto, io ci insisterò più volte, quando Marx parla di lavoro, noi stiamo vedendo che i significati del termine lavoro si stanno moltiplicando ed è un problema se si confonde l'uno con l'altro. Faccio una parentesi attualizzante, anche se cerco di evitarle, ma non ci riesco sempre. Uno dei temi dopo gli anni 70 della ristrutturazione capitalistica è stato proprio il cambiare del confine tra il cosiddetto mercato e la cosiddetta organizzazione, cioè dentro l'organizzazione, dentro la fabbrica, dentro il luogo di produzione, si è fatto entrare il mercato. Quindi quello che Marx ha escluso nel lavoro socializzato, in qualche modo lo si è simulato. Le diverse unità produttive all'interno della holding, per esempio, le si è volute far diventare dei centri di profittabilità indipendente, come se scambiassero con le altre unità. E qui abbiamo tutto il tema
del make or buy, del decentramento, della delocalizzazione, della terzizzazione, insomma tutta una serie di temi che sarebbero interessanti, ma non a questo livello di attualizzazione. Marx prosegue quando parla della divisione sociale del lavoro nella società di scambio generale, dicendo, scrivendo, solo i prodotti di lavori privati, autonomi e indipendenti gli uni dagli altri si trovano gli uni rispetto agli altri come merci. Quindi la produzione di merci richiede la divisione del lavoro, ma si basa su una forma specifica di realizzazione della divisione del lavoro. I lavori devono essere immediatamente privati. Vi ho detto, chi produce non sa se vi sia un bisogno sociale della sua merce. Sono lavori selbstständiger, separati, autonomi, dunque mutuamente indipendenti. In quanto questi lavoratori sono selbstständiger, io direi stanno da sé, si autogovernano. A che cosa Marx si sta riferendo? Secondo me qui ha ragione Claudio Napoleoni. Il saggio da leggere secondo me in questo caso, che è decisamente più avanzato del libro che ho citato la volta scorsa, che era la lezione sul capitolo sesto inedito, è il capitolo su Marx della seconda edizione del libro Smith, Ricardo, Marx della Boringhieri. La prima edizione era del 70, la seconda edizione del 73. Napoleone aveva cambiato la sua opinione su Marx radicalmente, quindi sostituì i saggi su Marx, la prima edizione, con un saggio che è prezioso. In quel saggio lui dice due o tre cose che a me sembrano fondamentali. La prima è, ma quando parliamo di scambio generale, che cosa ha in mente Marx? Io un po' ve l'ho già detto. Ha in mente una situazione che è capitalistica, l'ha detto nella prima riga. Ma questo vuol dire che allora che questi lavori privati e autonomi che si connettono allo scambio sono delle imprese capitalistiche, sono i lavoratori collettivi organizzati dai capitalisti o dal capitale. Perché non lo dice Marx dopo la prima riga? Perché non può dirlo, perché non ha ancora la categoria di capitale. Ma questo vuol dire che questo lavoro astratto di cui siamo alla caccia deriva da una situazione in cui i lavori sono immediatamente privati, dunque in concorrenza l'uno con l'altro. Quindi non solo noi abbiamo il fatto che i lavori privati sono le imprese capitalistiche, ma abbiamo che già nel momento più astratto della teoria marxiana c'è già la concorrenza, questo tipo di concorrenza, se no non derivi secondo me il lavoro astratto. Marx prosegue dicendo, in una società i cui prodotti assumono universalmente la forma di merce, cioè in una società di produttori di merci, che secondo me è una società capitalistica, questa distinzione qualitativa dei lavori utili condotti gli uni indipendentemente dagli altri come affari privati di produttori autonomi si sviluppa in un sistema pluriarticolato, in una divisione sociale del lavoro. Allora voi avete che la divisione sociale del lavoro era un presupposto della produzione di merci. Adesso risulta che è anche un risultato della produzione di merci. C'è un circolo, o meglio una spirale. Questo è un tema fondamentale del metodo di Marx, mostrare che i presupposti da cui si parte sono poi posti. Ci torneremo, perché questo ha anche a che vedere, di nuovo al capitolo quinto, con una serie di interpretazioni del discorso di Marx, rispetto al quale mi collocherò in termini di continuità e o discontinuità. Allora, per come stanno le cose, noi potremmo fermarci e dire c'è il cristallo di valore, la gelatina, che è il valore come risultato fino a questo momento del discorso. Questo valore come risultato ha origine in una attività,
questa attività è il lavoro non in quanto lavoro utile o concreto, ma in quanto lavoro astratto. È un processo che sta coinvolgendo la circolazione sicuramente, ma anche la produzione, perché il valore lo si ha in queste relazioni orizzontali del mondo delle merci, ma deriva da una relazione verticale con il lavoro. Quindi pare proprio che il valore e il lavoro astratto si configurino all'incrocio di produzione e circolazione, senza che si possa ricondurli alla sola circolazione o alla sola produzione. Quello che è sicuro è anche che i lavori sono immediatamente privati, la socialità non è garantita, ci deve essere dunque una validazione sociale nel mercato finale delle merci. Marx sembra averci condotto in questa direzione, però si ferma un po' e dice: ma l'esserci dell'abito, della tela, di ogni elemento della ricchezza materiale che non sia già disponibile in natura, ha sempre dovuto essere mediato, vi ho detto l'esserci è mediato, da una speciale attività produttiva in modo conforme a scopo. Questo è il lavoro. Bisognava assimilare gli elementi materiali a dei bisogni umani particolari. Quindi Marx ci sta riportando al contenuto materiale, ad un discorso che in qualche misura non è specifico di una fase storica, perché lui ha detto sempre questo è avvenuto. Quindi è un'astrazione. Lui da oggi si sta voltando al passato e sta dicendo fino ad adesso è stato sempre così, presumibilmente sarà anche così in futuro. E sostiene Marx che il lavoro è sempre necessario per procurare ricchezza non presente nella natura. Lo definisce una eterna necessità di natura, indipendente dunque da tutte le forme di società. Sta proponendo una metafisica materialista, è una cosa che non può dimostrare, ma per così dire ci crede, dirà che c'è un substrato materiale presente in natura senza intervento dell'essere umano. Io non posso soffermarmici, se riesco farò qualche riferimento le prossime volte, ma non è detto che ce la faccia. Qui bisognerebbe andarsi a leggere le tesi su Feuerbach, c'era stata una domanda la volta scorsa sul rapporto tra Marx e Feuerbach, questo è uno dei luoghi, perché nelle tesi su Feuerbach Marx si demarca sia dal tradizionale materialismo sia dal tradizionale idealismo. Il lavoro, l'attività dell'essere umano sulla natura per trasformare la natura è sicuramente visto da Marx in termini che io personalmente non so che definire materialisti, perché Marx vede l'essere umano come un ente naturale, questo era un tema che c'era già nei manoscritti, ma anche come un ente generico, ente naturale perché parte della natura e deve produrre conformemente alle leggi della natura, ente generico perché può produrre genericamente, conformemente a uno scopo, a un'idea, a un progetto. Più avanti nel Capitale Marx dirà produce come l'architetto, non come l'ape. Quindi dice c'è una natura esterna, questa natura esterna è data, ma è sempre più mediata dall'essere umano secondo un intervento dell'idea, di un progetto, quindi c'è un aspetto idealista che però si materializza nel lavoro, quindi nella interazione. È quello che si potrebbe definire, alcuni autori hanno definito un materialismo della pratica, e il testo base è la tesi su Feuerbach, per me in particolare la seconda tesi su Feuerbach. Detto questo, quindi essendo balzato indietro al lavoro come necessità naturale eterna, Marx dice attenzione, i corpi delle merci sono combinazioni sempre di due elementi, materia naturale e lavoro.
Se io tolgo la somma complessiva di tutti i diversi lavori, rimane alla fine un substrato materiale. È quello che vi ho detto io prima, c'è comunque un substrato materiale. In secondo luogo, dice, quando si lavora si dà forma a questa materia, non si crea genericamente, e lo si fa sostenuti da forze naturali. Conclusione, il lavoro non è l'unica fonte dei valori d'uso prodotti, non è l'unica fonte della ricchezza materiale. Spesso questa cosa viene determinata e si immagina che Mann sostenga che la ricchezza materiale è dovuta esclusivamente al lavoro. No, Marx dice, citando William Petty, il lavoro è il padre della ricchezza materiale, la terra è sua madre. Questo è un vecchio tema. William Petty è un autore del 600, interessante da molti punti di vista. Marx lo reputa il fondatore della teoria del valore del lavoro, essenzialmente per l'idea che il valore delle merci derivi dal costo in termini di cibo, food, materiale, per sostentare i lavoratori. Questo è un tema che torna in un autore del Novecento che si chiama Piero Sraffa. Nella sua prima elaborazione Piero Sraffa ha questa visione, che è una visione fortemente fisicalista e che progressivamente abbandona, ma qui il riferimento è a William Petty, che come tanti altri sostiene, appunto, con questa metafora di genere, o se si vuole persino sessuale, che c'è un rapporto tra lavoro e terra nel lavoro e dunque nella produzione. Non vorrei dire una cattiveria, credo che uno degli originatori sia Francis Bacon, e in quel caso l'accento sfiora la violenza sessuale. Ora, questo come un atteggiamento di utilizzazione della natura come pura materia. Io vi consiglio la lettura di uno splendido libro di Alfred Schmidt, che è stato un allievo di Adorno. Io citerò spesso degli allievi di Adorno. Si dice che Adorno, ed è molto vero, ma non del tutto vero, avesse spostato l'accento della teoria critica dalla critica dell'economia politica alla critica della società. Credo che non sia del tutto vero, sicuramente molti suoi allievi, a ridosso del 68 tedesco, sono degli autori fondamentali per capire il Marx critico dell'economia politica. Uno di questi è Alfred Schmidt, che ha fatto una tesi di dottorato in realtà all'inizio degli anni 60, che si chiama Il concetto di natura in Marx, ed è stato tradotto in italiano. Se poi qualcuno riuscisse a mettere le mani sulla edizione francese, c'è una prefazione, e in questa prefazione Alfred Schmidt, che si è spostato da una posizione più marxiana, da una posizione molto contaminata, diciamo così, dalla questione della natura, sottolinea le ambiguità di Marx sul tema della natura, per cui ci sono sicuramente questi aspetti in cui Marx vede la natura come una sorta di fondo, ma altrettanto sicuramente vi sono le parti di Marx in cui Marx ritiene che sia dovere del genere umano rispettare la natura e lasciarla in eredità alle future generazioni, come farebbe un buon padre di famiglia. E d'altronde deriva esattamente dalla teoria, come dire, del lavoro come eterna necessità umana. A questo punto Marx entra a definire meglio il lavoro. Questo famoso lavoro astratto. Cito dei passi. Marx dice: ci sono circostanze sociali in cui lo stesso uomo, stiamo cercando di passare dal valore d'uso di nuova dimensione del valore, a vicenda tesse e cuce, in cui entrambi questi modi di lavorare sono solo modificazioni del lavoro dello stesso individuo. In questo senso sarebbe un lavoro, tra virgolette, astratto. Questo primo argomento rimanda alla poliedricità del singolo lavoratore, che almeno da un certo punto della storia può sia
fare il tessitore che cucire e così via. Marx dice, ma guardate, tra l'altro questa cosa qui non è che ci fosse solo quando c'era il produttore indipendente, succede ancora oggi. E dice, terzo argomento, non solo succede perché lo stesso individuo può trovarsi a essere sbattuto da fare una cosa e farne un'altra, succede anche che se noi guardiamo fuori dalla finestra, l'evidenza ci insegna che a seconda di dove va la domanda di lavoro, cioè la domanda di lavoratori, si offre una certa porzione di lavoro umano in una forma, sartoria, oppure in un'altra, tessitura. Questa variazione di forma del lavoro non avviene senza frizioni, ma deve avvenire. I lavoratori si devono spostare, non saranno magari gli stessi lavoratori, ma vi è in qualche misura questo significato di astrazione del lavoro legata alla mobilità sostanzialmente dei lavoratori nella società presente, perché questo è dove tutto il discorso poi si concretizza per quanto riguarda il capitalismo. Questo tema è in realtà ripreso da Paul Sweezy. Paul Sweezy, uno dei suoi nei libri classici di introduzione a Marx, che è La teoria dello sviluppo capitalistico, interpreta il lavoro astratto esattamente come il fatto che il lavoro possa un momento essere effettuato in una modalità, un altro momento in un'altra, e che questo abbia una realtà nella variabilità della domanda di lavoro. Però questa in realtà non è una propria e vera astrazione reale, questa è una astrazione, come dire, mentale. Marx prosegue: se si prescinde dalla determinatezza dell'attività produttiva e perciò dal carattere utile del lavoro, cioè se lasciamo da parte il lavoro concreto, cosa rimane? Dispendio di forza lavoro umana. E cos'è il dispendio di forza lavoro umana? Dice Marx, chiediamocelo, è una spesa, una erogazione di forza lavoro umana, è dispendio produttivo di cervello, muscoli, nervi, mani umani. Allora qui siamo passati dalla mobilità del lavoratore come fondamento della categoria del lavoro astratto ad una definizione fisiologica, energetica della categoria di lavoro astratto. Il quadro ci dovrebbe essere ormai chiaro. C'è una forza lavoro che ha la capacità di lavorare. Questa è il lavoro in potenza. È però umana, cioè è attaccata ad esseri umani. Se non c'è gli esseri umani, tu non c'è la forza lavoro. La forza lavoro, quando è che esce dallo suo stato di potenza? Quando diventa lavoro in atto, cioè quando la forza lavoro è messa al lavoro, ma dunque quando i lavoratori sono messi al lavoro. La categoria di lavoro in Marx è questa cosa qui, dispendio di forza lavoro umana, lavoro in atto, lavoro in divenire, lavoro fluido. Marx insiste spesso su questa fluidità del lavoro, è il cosiddetto lavoro vivo. Mentre Marx, prima del Capitale, l'ho detto credo già l'altra volta, impiegava lavoro vivo in modo molto vago, poteva intendere la forza lavoro, poteva intendere lo stesso portatore umano della forza lavoro, secondo me nel Capitale lui non utilizza spesso lavoro vivo, ma quando parla di lavoro Arbeit intende sostanzialmente lavoro vivo, se scrive Arbeit da solo. E questo il lavoro astratto? Ci sono gli interpreti che riducono al lavoro fisiologico il lavoro astratto. E se ci si ferma al paragrafo 2, questa conclusione è inevitabile. Io sono convinto che questa base fisiologica sia appunto soltanto una base e che non esaurisca il significato per Marx di lavoro astratto. Quindi se ci chiediamo qual è il tipo di astrazione che Marx ritiene reale, che è il lavoro astratto, dobbiamo cercare altrove. Sempre in questo paragrafo
Marx introduce una terza, come dire, un terzo casello che potrebbe sembrare avere a che fare con la definizione di lavoro astratto, ma non è detto. Marx dice: guardate che nella società che noi abbiamo di fronte, noi abbiamo persone che giocano ruoli diversi, generali, banchieri, l'uomo della strada. Lo stesso avviene per quanto riguarda il lavoro. Esiste un lavoro semplice e medio, ed esistono dei lavori qualificati, più qualificati, lavori complessi. Lui dice che il lavoro complesso deve essere ridotto al lavoro semplice e medio. Questo è un nodo di vipere, non è tanto più trattato, perché come si fa questa riduzione? Marx non qui, altrove, sembra alludere al fatto che tu parti dalle capacità di lavoro che un essere umano non formato normalmente abbia, attraverso l'istruzione e la formazione ne fai un lavoratore qualificato. Allora la transizione da semplice a complesso ha a che vedere con i costi della formazione. Marx qui però allude ad un'altra cosa. Visto che il problema è complicato, lui dice: ma questo problema complicato sembra complicato, in realtà è la realtà che ce lo risolve. Perché? Perché il mercato valuta diversamente i diversi lavori. Quando noi pensiamo a una cosa del genere, pensiamo a quello che Marx in note ci dice: attenzione, forse lo penso anch'io, ma non ve lo posso dire. La struttura dei salari. Cioè, io non ti posso dire che è la struttura dei salari che definisce il passaggio dal lavoro semplice al lavoro complesso, perché non ho la categoria del salario, non ho la categoria del capitale, non ho neanche la categoria del salario. Però se le cose stanno così, cioè se la riduzione è svolta, non abbiamo bisogno di farla noi, ce la fa un processo cieco dietro le spalle dal mercato, beh, c'è però un problema in qualche misura di circolarità. Se tu vuoi spiegare il valore dal lavoro e il lavoro lo riconduci al lavoro semplice, poi risulta che il lavoro semplice viene determinato nella sua scala rispetto ai lavori complessi dallo stesso mercato, dunque dallo stesso sistema dei valori. Non mi risulta che il problema ad oggi sia stato risolto. Vi segnalo solo anche la bellezza in qualche misura di questa espressione. Marx dice: le diverse proporzioni in cui i generi diversi di lavoro sono ridotti al lavoro semplice come loro unità di misura vengono fissate dietro le spalle dei produttori da un processo sociale, che dunque è a loro non solo esterno, aggiungo io, ma estraneo, opaco. A loro paiono date dalla consuetudine, paiono vuol dire che è una illusione, in realtà è un processo sociale che c'è dietro e che dovremo esaminare. A questo punto vado un po' veloce, alla fine del paragrafo Marx si colloca sul terreno di nuovo quantitativo, come aveva fatto alla fine del paragrafo precedente, e dice: sì, come nel paragrafo precedente, io nel caso dei prima era dei valori d'uso e valori, adesso del lavoro concreto e del lavoro astratto, mi sono mosso su un terreno che era prima qualitativo, ma a un certo punto deve diventare quantitativo, perché Abito e Tela scrive: non sono valori in genere, sono valori di grandezza determinata. Dal fatto che la tela contiene solo la metà del lavoro che contiene l'abito, cosicché per la produzione di quest'ultimo, dell'abito, la forza lavoro deve essere spesa per una lunghezza di tempo doppia rispetto alla produzione della prima. Perché deve? Perché il singolo produttore non ha scelta, è un tempo di lavoro socialmente necessario che gli viene imposto da questa dinamica. Quando noi ci poniamo su questo livello, sul livello della definizione quantitativa, lui dice, Marx dice: nel caso del valore d'uso si tratta solo del come e del che cosa del lavoro, nel caso del lavoro
astratto, si tratta del quanto, della durata temporale, no? E questo già lo sapevamo nella miseria della filosofia, quando Marx forse non aveva idee chiare sulla teoria del valore, del cosiddetta del valore lavoro, sulla teoria del valore, ma aveva le idee sufficientemente chiare sul processo capitalistico. C'è una frase in cui lui dice: in questa società ormai il tempo è tutto e l'essere umano non è altro che la carcassa del tempo. Qui l'operazione che lui fa è di utilizzare questo rapporto inverso tra grandezza di valore e forza produttiva per dirvi ciò che io vi avevo già anticipato, cioè che quando aumenta la forza produttiva cade la grandezza di valore e viceversa. Lui fa tutta una serie di esempi il cui scopo è dimostrare il movimento opposto di ricchezza materiale e di grandezza di valore, valore d'uso. Dopodiché io qui non la tratto, se avrò tempo, ma ne dubito, ci tornerò all'inizio. Una delle cose che vorrei fare all'inizio della prossima lezione, c'è una nota che vi invito a leggere, alla seconda edizione, su Adam Smith. Dice Marx nel testo: ogni lavoro è dispendio di forza lavoro umana in senso fisiologico e in quanto tale, in quanto lavoro astrattamente umano, costituisce il valore delle merci. Qui abbiamo perso di vista la relazione orizzontale con le altre merci. Ogni lavoro è d'altra parte dispendio di forza lavoro umana in forma particolare determinata a scopo, come lavoro utile e concreto produce valori d'uso. E le due cose insieme, ci deve essere un modo di passare dalla seconda alla prima. Dice Marx in nota, citando Adam Smith, per dimostrare che il lavoro solamente, cioè solo il lavoro, è la definitiva e reale misura in cui il valore di tutte le merci può essere valutato. Smith inizia la ricchezza delle nazioni dicendo la reale misura contro la misura monetaria del valore delle merci è il lavoro, valutato e comparato in ogni tempo. Smith dice anche che uguali quantità di lavoro debbono avere in ogni tempo e in ogni luogo lo stesso valore per il lavoratore stesso. Cioè lui dice la sorgente del valore è il lavoro. Dopodiché, per sostenere questa tesi, dice anche: questo lo si vede dal fatto che per i diversi lavoratori la quantità di lavoro ha lo stesso valore. Ora, nella seconda espressione, cosa vuol dire Adam Smith? Lo dice lui stesso: nel suo stato normale di salute, forza e attività, e con la qualifica di grado medio che gli possa possedere, egli, il lavoratore, deve sempre cedere una medesima porzione del suo riposo, della sua libertà e della sua felicità. Qui ci sono due cose. Primo, l'idea che il lavoro è negatività, è costo. La seconda è che questo costo lo misuro anche psicologicamente, dal punto di vista del singolo lavoratore. L'atteggiamento di Marx nel seguito, non tanto sulla seconda cosa che lui critica, perché il punto è che la seconda idea, l'idea del lavoro come disutilità, come costo, ma dunque come disutilità, è tipica della teoria borghese, della teoria neoclassica successiva a Marx. Per quanto riguarda la prima parte, Marx qui dice a Smith: certo, lui concepisce questo dispendio meramente come sacrificio di riposo, libertà e felicità, ma mica è solo questo, è anche una normale attività vitale, non è detto che sia negativo. Aggiunge: certamente egli ha davanti agli occhi il lavoratore salariato moderno. Quindi Marx dice: però si può capire che qualifichi così il lavoro, perché in realtà lui non sta parlando del lavoro in generale, ma sta parlando del lavoratore salariato. Inizio, ma certamente non concluderò la parte sulla forma di valore.
E qui siamo un po' in un altro mondo, perché noi per adesso abbiamo parlato della sostanza, del contenuto del lavoro, non abbiamo mai parlato della forma, però Marx ci aveva, dalla prima pagina ci aveva detto, guardate che in realtà le diverse società e economie si distinguono per la determinazione formale. Qui torna a questo tema e ci torna con molto dettaglio. Marx dice: le merci vengono al mondo come valori d'uso, cioè come corpi di merce. Questa è la loro forma naturale, fatta in casa. Qui ci sono un sacco di metafore della generazione, della corporalità, della casalinghità, diciamo così, e del fatto che questo è il come vengono al mondo e quindi come sono viste. Tuttavia, esse sono merci solo in quanto sono un qualcosa di doppio, pagina 1 del Capitale, oggetti d'uso ma anche portatori di valore. Sono merci soltanto quando posseggono una forma doppia, la forma naturale e la forma di valore. Se non è così, non sono merci. A questo punto Marx, citando Shakespeare, dall'Enrico IV, credo, scena con Falstaff, dice: l'oggettualità di valore delle merci si distingue da quella di Mrs. Quickly per il fatto che non si sa da che parte prenderla, da che parte afferrarla. C'è un doppio senso sul quale non mi soffermo, che ha a che vedere con la sensibilità, in qualche modo, con la carnalità della cosa. Il valore delle merci non lo afferri da nessuna parte in una merce. Tu puoi girare questo iPad quanto vuoi, ma dov'è il valore? Come lo afferri? Proprio al contrario della rozza oggettualità sensibile dei corpi di merce, neppure un atomo di materia naturale entra nella loro oggettualità di valore. Questo è impressionante, no? L'abbiamo già in parte incontrato. Ma ci sta dicendo che nel valore della merce non c'è un atomo di materialità. Il valore in questo momento è immateriale, fantasmatico, uno spettro. Si può girare e rigirare una singola merce quanto si vuole, come cosa di valore essa resta inafferrabile. Come dicono, al contrario appunto di Mrs. Quickly. Notate, sta parlando di merce singola. Io sto guardando, sì, se si vuole quella merce individuale qui di fronte a me, ma una merce qualsiasi in quanto singola. Se ci ricordiamo tuttavia che le merci posseggono oggettualità di valore solo nella misura in cui sono espressioni della stessa unità sociale, lavoro umano, vi ricordate che una delle mie convenzioni linguistiche personali è che espressione spesso indica il movimento dall'interno verso l'esterno, e dunque se ci ricordiamo che la loro oggettualità di valore è puramente sociale, qui puramente sociale sta sullo stesso piano di immateriale, allora si capisce pure da sé che essa può manifestarsi fenomenicamente, deve apparire, deve manifestarsi fenomenicamente. Hegel diceva: l'essenza deve apparire solo nel rapporto sociale di merce con merce. Quindi ho l'espressione, ma ho anche il rapporto orizzontale, quel rapporto che avevo definito come di Erscheinen, di apparire, manifestazione fenomenica, presentarsi se si vuole, che però visto in un'ottica sistematica è quello che Marx chiama il processo di esposizione o esibizione. Sono temi che abbiamo già visto e su cui non mi soffermo troppo. Marx dice: abbiamo iniziato dal valore di scambio per seguire le tracce indietro fino al valore ivi nascosto, c'è ma è nascosto, non lo vedi. Adesso dobbiamo fare il percorso inverso, quindi dal valore alla forma fenomenica del valore. D'altra parte, anche l'uomo della strada sa che c'è una forma di valore comune tra le merci
e questa è il denaro. Qui, seconda affermazione di Marx sulla propria originalità, si tratta tuttavia di riuscire in ciò che neppure per una volta è stato tentato dall'economia borghese, quindi sia politica che volgare, mostrare la genesi di questa forma di denaro. Tutto il discorso di Marx è un discorso, qualcuno dire forse Adorno avrebbe detto, di anamnesi della genesi, cioè in questa realtà che è divenuto, che vedremo divenire materiale, ricostruire la genesi nell'attività umana. Dunque, dice Marx, di seguire lo sviluppo dell'espressione di valore contenuta nel rapporto di valore delle merci dalla sua figura più semplice e meno appariscente fino alla luccicante forma di denaro. Qui metto un chiodo, ne riparleremo. Insieme, e le due cose secondo me sono legate, a questa triade singolare, particolare, universale, Marx riprende da Hegel un discorso per cui le categorie vanno sviluppate dalla forma più semplice alla forma più complessa, e questo sviluppo è trainato dalle contraddizioni che questa esposizione progressivamente incontra. Vi faccio notare l'aggettivo luccicante forma di denaro. Cosa succede se tu hai qualche cosa di luccicante? Non vedi bene. Quando sarà fatto quello che voglio fare io, dice Marx, scompare l'enigma del denaro. E lui va avanti con questa cosa, l'enigma, i geroglifici, i misteri. Sono realtà nascoste e dissimulate, all'apparenza incomprensibili, ma che, ritiene Marx, si possono decifrare. Allora, partiamo appunto dal rapporto più semplice, che è il rapporto di valore di una merce con un'altra qualsiasi unica merce di genere diverso, quindi singola. Non importa quale, deve essere diversa, perché io non scambio mele con mele, abito con abito, tela con tela. Questo è il rapporto più semplice. Dunque Marx comincia da quella che chiama una forma di valore semplice, singolare, perché riguarda la merce singola, o casuale, o anche accidentale. Vedremo il perché. Per esempio, 20 braccia di tela uguale un abito, ovvero 20 braccia di tela sono del valore di un abito. È tornato all'esempio precedente. L'uguale, tra l'altro, qui è inappropriato, ma ci sorvoliamo, perché uguale presupporrebbe la reversibilità, e ma ci dirà che non è reversibile. Qui quello che si dice è che 20 braccia di tela non sono un abito, valgono un abito, contano come un abito. Qui dice Marx, ci sono due poli in questa espressione di valore, una forma relativa di valore e una forma di equivalente. Ci dirà tra un attimo di che si tratta. Se analizziamo questa forma semplice, qui abbiamo l'arcano che ci svelerà l'enigma, il mistero. E questa forma semplice, che presenta la massima difficoltà secondo Marx, difatti gli dedica la massima attenzione, poi sulle due successive, anzi sulle tre successive, va molto veloce. Qui dice le due merci A e B, tela e abito, mi pare questa fosse la sequenza, sì, giocano ruoli diversi. Qui giocano è anche proprio teatrale, recitano ruoli diversi. La tela è quello che è la merce che esprime il proprio valore nell'abito. L'abito cosa fa? Fa da materiale di questa espressione di valore. Quindi c'è un elemento attivo, la tela, e un elemento passivo, l'abito. Il valore della prima merce, la tela, è esibito come valore relativo, quindi in forma di valore relativo. La seconda merce, l'abito, funziona come equivalente, è in forma di equivalente. Ecco i due poli. Marx dice: queste due forme, relativa di valore e di equivalente, sono momenti
inseparabili, appartengono l'uno all'altro, sono l'uno il portato dell'altro, sono uniti, potremmo dire, anche se Marx non usa proprio questo termine, ma al contempo sono estremi che si escludono e si oppongono l'uno con l'altro. Sembra di dire che sono A e non A. Qualcuno ha interpretato in questo modo, per esempio Lucio Colletti. Vi faccio notare che però sono poli della stessa espressione di valore, sono contrapposti, ma si suddividono sempre fra le merci diverse. L'una non può essere qui nella posizione dell'altra. L'abito non può essere contemporaneamente in forma relativa di valore e in questa relazione la tela non può essere in forma di equivalente. Però Marx dice è un rapporto contra... No, no, questo sono io veramente. È un rapporto però in un qualche senso da definire contraddittorio. Bruno Maffi traduce con momenti correlativi. Che una merce, dice Marx più avanti, si trovi in forma relativa di valore o nella contrapposta forma di equivalente dipende esclusivamente dal posto che ha ogni volta in questo rapporto. Però ci dirà fra un po', a questo livello di analisi, il posto è arbitrario, è casuale, è accidentale. Qual è il contenuto della forma relativa di valore? Dice Marx, io mi sto muovendo per scoprire come l'espressione semplice di valore di una merce sia racchiusa nel rapporto di valore di due merci. Questo lo dovrò fare anche quantitativamente, però come sempre ve lo introduco prima qualitativamente. Questa è una mossa tipica di Marx e la rivendica, perché dice il più delle volte si procede proprio al contrario e si vede nel rapporto di valore solo la proporzione in cui determinati quanta ammontari di due generi di merce diverse valgono reciprocamente come uguali. Tornate a pagina 3 del primo paragrafo, vi ricordate come definiva il valore di scambio? Era proprio questa cosa qui. E come fa l'economia volgare? Lui in nota cita questo Samuel Bailey, che è un economista volgare, che rimane al livello in qualche modo dell'illusione, ma che Marx tratta molto seriamente. Perché a differenza di Ricardo, che è lo scienziato economista politico che vede il contenuto, almeno Bailey ha un qualche senso che esista un problema della forma di valore. In realtà questi economisti non si rendono conto di ciò che noi ormai sappiamo, che se le merci sono comparate secondo certi rapporti quantitativi, questo vuol dire che devono essere state ridotte alla stessa unità qualitativamente. Solo così possono essere commensurabili, perché il lavoro contenuto e le merci, vi ho detto, sono incommensurabili. Invece il lavoro astratto, a differenza del lavoro concreto, è commensurabile, quindi le ore di lavoro, il tempo di lavoro socialmente necessario, in quanto anche lavoro astratto, sono sommabili. Cosa è l'equivalente? È la cosa scambiabile con la merce in forma relativa. L'equivalente è l'immediata scambiabilità. Qui però è anche importante il termine cosa e ci torneremo. Marx dice in questo rapporto l'abito vale come forma di esistenza di valore, come cosa di valore, perché solo come tale esso è la stessa cosa della tela. Perché l'abito può fare da equivalente della tela? Perché anche lui è prodotto di lavoro, è prodotto di lavoro privato. Qui Marx apre a una questione interessante, cioè tela e abito. Tela è lavoro immediatamente privato. Qui l'abito gioca come prodotto di lavoro privato, ma che al tempo stesso ha la proprietà di essere scambiabile, immediatamente scambiabile. Vi anticipo, spero di non confondervi, questa movenza si svilupperà fino a che nell'equivalente generale
e ancora di più nel denaro, ancora di più in realtà è un errore tecnicamente, ma diciamo nell'equivalente generale e nel denaro in quanto equivalente generale, noi che cosa abbiamo? Che il lavoro che produce l'equivalente generale è immediatamente scambiabile con ogni altro lavoro. E però, perché il valore d'uso, per esempio, sarà tela e poi oro, è scambiabile con tutti gli altri valori d'uso, in quanto tutti cose di valore. Però Marx ci dirà l'equivalente generale e il denaro sono anch'essi prodotto di lavoro privato. Quindi c'è un lavoro che sarà sia privato che immediatamente sociale. Marx dice, in questo rapporto l'abito, fermami alle 7 che mi prendo poi 5 minuti dopo, in questo rapporto l'abito vale come forma di esistenza di valore, come cosa di valore, perché solo come tale esso è la stessa cosa della tela, è la frase che avevo letto prima, ma prosegue dicendo, d'altra parte, l'essere valore proprio della tela viene alla luce, era nascosto e emerge, lo si vede, ottiene una espressione autonoma. Prima questo essere valore della tela era questa entità fantasmatica interna alla tela. Adesso è uscito dalla tela e si è preso il corpo dell'abito. Solo quale valore? Essa, la tela, è riferibile all'abito che svolge la funzione di uguale valore, qualcosa di scambiabile con la tela. Se diciamo come valori le merci sono mere gelatine di lavoro umano, questo sappiamo cosa vuol dire, la nostra analisi, quella che io ho svolto nei primi due paragrafi, le riduce all'astrazione del valore, però non dà loro alcuna forma di valore diversa dalle loro forme naturali. Quindi l'analisi fino al paragrafo secondo è gravemente deficitaria se ci si ferma lì. Diversamente nel rapporto di valore di una merce con un'altra e quindi nella realtà dello scambio. Qui il suo carattere di valore emerge attraverso la relazione con l'altra merce. In quanto per esempio l'abito come cosa di valore viene posto uguale alla tela, il lavoro che è racchiuso in esso viene posto uguale al lavoro che è racchiuso in essa. Ora certo, la sartoria che fa l'abito è un lavoro concreto di genere diverso dalla tessitura che fa la tela, se no non c'era lo scambio. Ma l'essere posta uguale alla tessitura riduce la sartoria di fatto a quella effettivamente uguale in entrambi i lavori, al loro carattere comune di lavoro umano. Questa è un'idea tutta diversa di lavoro astratto. Qui l'astrazione è una cosa che viene posta nella relazione di eguaglianza, ho detto orizzontale, tra le merci nel mondo delle merci. Non è qualche cosa semplicemente ed esclusivamente di fisiologico. Due parole sul termine racchiuso. Marx, ve l'ho detto, non ve l'ho giustificato e non ve lo giustifico neanche adesso, non utilizza praticamente mai il termine, forse mai, il termine di lavoro incorporato a proposito del lavoro astratto. Questa cosa è comune in quasi tutte le traduzioni, tranne per fortuna in quella di Fineschi. Il lavoro astratto non è lavoro incorporato, è il lavoro concreto che si incorpora nelle merci. Non volevo dirvelo, ma ve l'ho detto. Invece, il lavoro astratto no, non è corpo, è immateriale. Marx parla di lavoro contenuto. Ha già varie volte utilizzato il termine contenuto, che viene credo dal verbo tedesco enthalten. Ma utilizza anche questo termine, questo aggettivo, che Fineschi traduce con racchiuso, stechende. Che vorrà dire? Io mi sono fatto una ricerca, ho chiesto ad amiche e amiche anche online, Facebook è utile anche per queste cose, stechende, la risposta vera è dipende dal contesto, che non è una risposta che a uno come me faccia piacere, ma è reale. Però tra i significati ci sta conficcato, racchiuso, nascosto.
A me dà l'idea che esattamente è un lavoro che è stato, che è racchiuso, nel senso di essere stato conficcato nella merce dal lavoro in quanto lavoro astratto, ed in quanto tale è ancora un lavoro nascosto che deve appunto uscire, e uscirà attraverso la forma di valore. La tesi di Maas è comunque che solo l'espressione di equivalenza tra merci diverse mette in luce, di nuovo questa metafora, porta in evidenza alla superficie il carattere specifico del lavoro costituente valore. Io continuerò ad andare come una pallina di ping pong tra la dimensione orizzontale e questa costituzione verticale del lavoro, che però io non leggo, come dirò più avanti, in termini meramente fisiologici. Energetici. Prosegue Marx, la forza lavoro umana allo stato fluido, sappiamo che è il lavoro vivo, ovvero il lavoro umano, cioè abbiamo messo la forza lavoro umano allo stato fluido uguale lavoro umano, io vi dico lavoro vivo, costituisce valore, ma non è valore. Nel capitalismo si può mercificare tutto, non puoi mercificare il lavoro vivo, secondo Marx. Quindi l'espressione spesso usata a sinistra, il lavoro come merce, spesso è confusiva, vuole dire il lavoratore come merce, ma non siamo neanche nello schiavismo. Quindi, come dire, bisogna starci attenti. La forza lavoro umano, come dice valore, ma non è valore. Essa diventa valore, quindi è un processo allo stato coagulato, allo stato di gelatina in forma oggettuale. Però è una gelatina, va espresso questo valore della tela. Come questo valore della tela, come gelatina del lavoro umano, va espresso, quindi deve uscire da sé, dall'interno verso l'esterno, come una oggettualità distinguibile. Non può essere più nella merce di cui è parte, causalmente, quindi deve essere espresso dalla tela stessa causalmente e allo stesso tempo deve essere in comune con le altre merci. Marx dice, se mi permettete il termine tecnico, è un bel casino, pare, ma no, il compito è già risolto. Questa è la sua mossa standard, quando sembra esserci una difficoltà, spesso fa riferimento all'esperienza, dice, o all'evidenza. In che senso il problema è già risolto? Dice Maas, nel rapporto di valore della tela, l'abito vale come suo qualitativamente uguale, come cosa della stessa natura, perché esso è un valore. Certo, è anche l'abito, corpo della merce abito, un mero valore d'uso, ma non in quel posto, in quella relazione. Il fatto che sia un corpo significa solo che dentro il rapporto, scusate, un abito come abito, esprime tanto poco valore quanto il primo pezzo di tela che capiti tra le mani. Questo dimostra solo che l'abito, dentro il rapporto di valore con la tela, conta di più, vale di più che fuori di esso. Quindi l'abito come cosa naturale è una cosa, l'abito dentro la relazione di valore, nello scambio generale, tipico, aggiungo, della società capitalistica, è tutta un'altra cosa. Quasi a 7. Allora mi prendo 5 minuti e chiudo. Il suo essere valore, dice Marx, si manifesta della tela, l'essere valore della tela, fenomenicamente nella sua eguaglianza con l'abito, come la natura pecorina del cristiano nella sua eguaglianza con l'agnello di Dio. Questa, come molte delle apparenti metafore che possono sembrare bizzarre di Marx, va presa alla lettera, scientifico, come dire, ci dice qualche cosa del rapporto di valore. Ora, l'agnello di Dio chi è? È Gesù Cristo.
ma Gesù Cristo è sia Dio che uomo. Marx, come talora o spesso gli capita, ci fa anche ironia, cioè ci mette il carico della natura pecorina, ma lui vuole colpire l'immaginazione con una cosa che è del tutto strana. In realtà, in questo rapporto tra tela e abito, le cose vanno esattamente così, perché l'abito è un valore d'uso, ha un corpo, come l'essere umano, ma al tempo stesso è portatore, espressione, è ciò in cui è espresso il valore, quindi se volete Dio, lo Spirito Santo, per cui nell'abito si hanno le due nature, umana e divina, sensibile e sovrasensibile, di cui parlava Marx precedentemente. Si vede che tutto quello che l'analisi del valore delle merci ci aveva detto in precedenza, i primi due paragrafi sono definiti analisi, ce lo dice la tela stessa, nell'unica lingua che parla correntemente, la lingua delle merci. Altro metafora, paragone, cioè il rapporto di merci viene paragonato ad una creazione, tra virgolette, non individuale, non invenzione, ma strutturale, sociale, che il linguaggio è una metafora spersonalizzante. Qui le merci ci parlano. Per dire che il lavoro costituisce il suo valore nella proprietà astratta di lavoro umano, essa dice che l'abito, nella misura in cui vale come quella d'essa, dunque nella misura in cui è valore, l'abito è valore, l'equivalente è valore, consiste dello stesso lavoro di cui consiste la tela. Quindi per dirci dell'eguaglianza dei lavori bisogna passare attraverso le merci, abito e tela, dunque attraverso le cose. Per dire che la sua sublime oggettualità di valore è diversa, di nuovo il gioco sublime, sovrasensibile e divino, dal suo corpo di traliccio, traliccio deve essere una tela particolarmente rozza, dice che il valore ha l'aspetto di un abito e perciò che essa stessa come cosa di valore, la tela, è uguale all'abito, come un uovo è uguale all'altro. E mi fermo qui per questa volta. Ci siamo? No, no, è banalissima. Volevo sapere se tu hai citato Smith, Riccardo, Marx, Riccardo e Napoleone. Se non sbaglio, e a caso dovrei averlo, il valore, sempre Riccardo e Napoleone, va bene lo stesso per oppure mi dici che è meglio l'altro? Raccogliamo tutte le domande, Riccardo. Se non è fatto come? È un po' grande. Seconda domanda. Seconda domanda, dunque, io chiedo questo, no? Nella costruzione che Marx fa, tu hai parlato giustamente a questo punto di metafisica del lavoro. Per cui, quando lui parte dalla merce, come dice qui a un certo punto, al paragrafo secondo, dice, noi partiamo dalla merce, in quanto oggetto d'uso, e andiamo oltre al valore della merce. Passiamo al valore. Qui è chiaro, qui, questo Übergehen è tipico della logica hegeliana, passare oltre da una categoria all'altra. Sembra poi però che tutto improvvisamente, e per questo è giustificata la formazione di metafisica del lavoro, sembra che tutto dipenda in qualche modo dal lavoro e infatti produce la categoria poi finalmente del lavoro astratto come lavoro universale. Quindi il lavoro è ciò che permette questo processo di universalizzazione. Sembra però che in questa concezione del lavoro, e qui ho parlato appunto di metafisica non a caso, venga meno la soggettività della cui supporto. Cioè venga meno una necessaria distinzione
tra, non solo tra valore d'uso e valore di scambio, ma tra azione d'uso e azione di scambio. Mi fermo qua. La domanda è chiara, non lo so la risposta. Altre domande? In realtà un chiarimento rispetto a quello che hai detto sulla distinzione e l'interazione tra forza produttiva del lavoro e produttività in produttività, non so, non ricordo la distinzione tedesca, esatto. E quando hai fatto la distinzione che per dire fare, lavorare più intensamente aumenta la produttività in un certo senso, ma non corrisponde a un aumento della forza produttiva del lavoro. Forza produttiva del lavoro è quindi un concetto che sostanzialmente ha una natura media a livello di, cioè, cosa si intende, cioè, la questione di come valutare il lavoro incorporato, quello nella questione di valore rispetto all'intensità di l'intensità del lavoro è una questione che mi confonde. La forza produttiva è quindi un concetto medio a livello aggregato, a livello sociale interno. In realtà, se sono così brevi, c'è spazio anche per un'altra. Io intanto... Una domanda che può sembrare utile, ma no, tanto perché qui Marx sta andando sull'ontologia sociale, per cui mi interesserebbe capire meglio la differenza tra esserci e esistenza con i livelli. Pagina 53 c'è una parte in cui ricordo due volte, una volta credo come esserci, una volta come esistenza. Magari se hai occasione per... Se il nostro la trova, pagina 53. Pagina 53, intanto lui la trova. Io procedo alle risposte. Allora, per quanto riguarda la questione del testo, no, il libro Valore è un gran libro e sicuramente... direi molte delle tesi a cui ho fatto riferimento ci sono contenute, eh? Però lo sviluppo del pensiero di Claudio Napoleone in generale, ma in particolare in questi anni, è particolarmente ricco e problematico, quindi un testo tra virgolette non vale l'altro. Claudio Napoleone era in qualche misura un critico di Marx, ritenuto un autore che fondava la sua teoria sulla negatività del finito e la rivoluzione, vedeva la rivoluzione come fuga nell'assoluto, prima del 1970. Però dopo, soprattutto per il movimento degli studenti, nel 1969, dopo l'incontro con Lucio Colletti, lui ha iniziato una fase di rielaborazione. Le lezioni sul capitolo sesto inedito sono della prima metà del 71, sono ancora però largamente dentro il pensiero precedente. Lui le ha aggiustate dopo, quindi non so dire quanto. Però il testo a cui faccio riferimento io, del 73, pubblicato nel 73, poi su conferenza del 72, è successivo a luglio-agosto del 71. Lui ha avuto veramente alla fine una svolta copernicana, nel senso che ha ritenuto che la sua interpretazione di Marx fosse intenibile e ha riletto in modo molto diverso Marx e ha ritenuto che il progetto scientifico dovesse essere di conciliare il Marx economista, scienziato, con il Marx filosofo. Scienze economiche e teoria critica insieme. E quel testo del 73, come altri pochissimi testi del periodo, come le lezioni, eccetera, è rappresentativo di questa fase che definirei marxiana, propriamente marxiana, di Napoleone. Un altro testo poco letto ma molto bello è La voce capitale, che in realtà è facilmente accessibile perché nella enciclopedia europea, quindi qualsiasi biblioteca ce l'ha. Il libro Valore del 76 è molto dipendente
da questa rilettura di Marx. Ma è un libro che è il sintomo di una crisi che va avanti tra il 76 e il 78, perché Lucio Colletti, che era il suo allievo, no? Io ho detto che non so pensare da solo, credo, da qualche parte, ma questo era vero anche per Napoleone. Lucio Colletti, ho detto allievo? No, è un errore. Lucio Colletti era il suo compagno di strada, tra il 71 e il 75, se ne uscì dopo il 74 con l'idea che in realtà ci fosse una frattura tra il Marx filosofo e il Marx scienziato. Non che non avesse detto Colletti prima che c'era una pubblicità, ma tra il 70, tra il 68-69 e il 73-74 lui l'aveva giocata in modo positivo. In un famoso saggio su marxismo e dialettica lui dice: no, qui c'è proprio una frattura. Come uscirne? Lui non esce, Colletti, subito, quando ne esce è per buttare a mare il Marx filosofo e quindi butterà a mare anche il Marx scienziato. Napoleone fa il percorso opposto e Valore è l'inizio di quel percorso opposto. C'è una frattura tra il Marx filosofo e il Marx scienziato, Marx filosofo è il Marx più interessante. Non è il mio tipo di prospettiva. Dopodiché il capitolo su Marx è bellissimo, a parte le confusioni a cui arriva e ne consiglio la lettura. Però il testo che io dico, un testo breve, è molto utile su 4-5 punti, quindi consiglierei una buona biblioteca di Marx. È un libro che non si trovi anche in seconda mano. La questione su, mi spiace, forse non sono stato chiaro, ma noi abbiamo un certo macchinario, una certa catena di montaggio. In una giornata produce 10 auto. Quei macchinari vengono cambiati e ne produce 20 auto. 20 auto per una giornata delle stesse ore. Questo è aumento della forza produttiva. Se invece le ore raddoppiano, ma i macchinari sono gli stessi, possiamo immaginare che raddoppi il numero di macchine prodotte. Allora, la seconda la definirei io produttività, la prima è proprio forza produttiva del lavoro. L'intensità, tu hai ragione che è un caso intrigante, ma Marx dice che in realtà c'è un'intensità media, quando facciamo questi paragoni, possiamo immaginare che l'intensità media raddoppi, ferma la giornata lavorativa, ferme le macchine, aumenta il prodotto, perché c'è catena di montaggio. Se io vengo dal mondo della classe operaia, ma in paradiso, si lavorava così una volta in fila, e quindi c'è più spesa di lavoro, quindi per questo c'è anche più lavoro, valore lavoro, nel senso di Marx. Insomma, quello che conta è che si produce più unità di valore d'uso nello stesso tempo con le stesse macchine. Poi storicamente io sarei d'accordo con te, se era questo che volevi alludere, che in realtà non c'è mai un cambiamento tecnologico del sistema di macchine che non sia collegata a un cambiamento dell'intensità di lavoro dell'organizzazione. Questo è un tema molto importante per i rapporti taylorismo-fordismo, ma io ho un'interpretazione praticamente opposta a quella corrente che viene dall'operaismo, per cui prima viene il taylorismo, poi viene il fordismo, ma anche correnti non operaiste tendono a vedere il fordismo come una sorta di inclusione di. Io logicamente vedo il fordismo prima del Taylor, non perché storicamente non si è visto prima Taylor, perché quando Taylor ci ha provato è stato un fallimento perché aumentare l'intensità di lavoro, parità di tecniche, rivela lo sfruttamento nel senso più brutto del termine e dunque il conflitto sociale. Quindi negli Stati Uniti, quando appena c'è una rivolta operaia, il taylorismo passò con l'unità nazionale per la prima guerra mondiale, a un certo punto quando entrarono, e il fordismo in realtà fece che incorporare molti dei principi del taylorismo dopo e di altre, ma dentro un cambiamento. Ci sono due studiosi torinesi che sono molto buoni questa roba qui. Uno è, conto sempre il nome, Diego Lanz, morì, credo, suicida, molto giovane, che fece
poi fu ripreso da Peppino Torema, che è uno storico. Sulla questione posta da Francesco Popellotti, anche lì temo di essermi espresso male. Io non ho parlato di metafisica del lavoro, non sto dicendo che non se ne possa parlare, ma io non ho parlato di metafisica. Ho parlato di metafisica materialista. Quello che intendo dire è che nella disputa sul terreno dell'epistemologia, materialismo contro idealismo, non sono Massimo sta né dall'una parte né dall'altra in modo tradizionale, ma io credo che alla luce del dibattito di filosofia della scienza non si possa giustificare dentro la scienza un discorso che non sia contestuale e linguistico. Io non posso giustificare il materialismo, dopodiché io sono materialista nello stesso senso di Marx. Nel senso che, anche se non è giustificato, io credo che c'è una materia là fuori e che se esco dalla finestra e mi butto giù, non aspetto una sofisticata discussione sul tema con altri. Marx esce dalla duplicità materialismo-idealismo attraverso un'altra cosa che io non definirei metafisica, ed è la sua idea della poi lui dice bisogna mostrare la verità e la potenza, il materialismo più o meno è passivo, l'idealismo coglie il lato attivo del lavoro ma in qualche modo con una sorta di idea di creazione dell'oggettività secondo Marx, secondo la legge Marx. In realtà si tratta appunto come fanno gli enti naturali generici nei manoscritti del 1844 intervenire sulla natura in modo che lui descrive in questo testo trasformandolo. La differenza tra i manoscritti e il Capitale è che secondo me nei manoscritti Marx pensava che questa fosse la natura dell'essere umano in generale. Nei Gondris si rende conto che c'è una spaccatura storica tra i modi che chiama naturali e i modi storici. Il Lukács o Lukács, come probabilmente si dovrà dire. E il capitalismo è quella cosa lì, un po' strana, che in modo contraddittorio fa sì che l'essere umano veramente possa produrre in modo poliedrico, ma non come individuo, come lavoratore collettivo, ma il modo con cui ciò si realizza nel capitalismo è nel senso di creare una potenzialità che poi viene costantemente repressa, svuotata. Ma questo è un tema che tornerà soprattutto alla fine del capitolo sulla grande industria e le macchine. Scusa a tutti. Anche me. Dove era? Maleteci dell'abito. Da qui, no? Maleteci dell'abito. Da lì. Sì, poi foto separata. Nella tela di ogni elemento di ricchezza materiale non disponibile in natura ha sempre dovuto essere mediato da una speciale attività produttiva in modo conforme a scopo. Allora, io. Quello che leggo qui è appunto la visione che l'esserci è mediato, mentre in Hegel sarebbe l'esistenza che è mediata, Hegel parte dall'esserci e va all'esistenza. Ma io qui posso... Quanto ci pare l'esistenza? Il lavoro è perciò una condizione di esistenza, sì, ma lì non è l'opposto dell'esserci, no? L'idea è che c'è l'esistenza, ma dentro l'esistenza io produco la natura e produco l'esserci. Quindi l'esistenza è primaria. Ci fu una famosa polemica tra Bobbio e Del Noce. Del Noce aveva capito su questo dopo il 1946, e anche Felice Balbo. Aveva capito Marx abbastanza bene, cioè lui lo contrapponeva al cristianesimo perché l'esistenza era precedente. In qualche modo. Però adesso sono un po' confuso, quindi dovrei andare a riguardare le